Noi siamo impegnati in progetti molto impegnativi, area archeologica, museo, la gestione migliore degli altri siti che ci sono affidati. Naturalmente questa è una stagione di grandi difficoltà economiche. Noi operiamo utilizzando risorse pubbliche che però sono sempre meno consistenti. Operiamo col sostegno delle fondazioni bancarie, ma anche con il sostegno di tanti sponsor del nostro territorio. Ora, se dovessi fare un appello, diciamo, per gli investimenti in cultura, il senso che deriva anche dalla mia esperienza è proprio questo: gli investimenti culturali, la realizzazione di un museo, l'allestimento di un'area archeologica sono costosi senza alcun dubbio, ma sono anche straordinari investimenti. Noi sappiamo che un museo non è un'impresa produttiva, nel senso che non può e non deve produrre utili, ma un museo può cambiare il volto di un territorio, può produrre su un territorio ricadute importanti in termini di accrescimento dei flussi di turismo culturale, ad esempio, che possono essere una grande chance di sviluppo. Allora, noi dobbiamo pensare tutti, pubblico e privato, che investire in cultura significa investire per la crescita di una comunità che è già un valore in sé, ma certamente può essere anche un volano di nuovo sviluppo, di economia innovativa.